Buonasera amici sportivi, buonasera e bentrovati a Rosa e Nero Web. Il Palermo perde, lo sappiamo tutti. Io vorrei fare una premessa subito. Sono molto arrabbiato per questa sconfitta, non sono preoccupato per la classifica che ne parleremo anche, è piuttosto corta, basta una vittoria, due vittorie o due sconfitte per cambiare radicalmente le posizioni. Tutti fanno fatica a vincere, ma il Palermo ha sprecato un'occasione. Sono arrabbiatissimo per questo motivo e lo capirete anche dai titoli della trasmissione. Parliamo di un Palermo presuntuoso. Lo comunico subito ai miei compagni di viaggio. Ciao Salvatore Seraci, eccoli Ciao a lì, tutti. Giuseppe Leone, ciao Giuseppe, e ovviamente al nostro capobanda Fabrizio Vitale, che poi è quello che deve fare il lavoro più complicato di tutti con i messaggi di voi tifosi. Ciao Fabrizio, e allora Ciao Guido. 3-2, una partita si può perdere, ne abbiamo perse già tante, si possono prendere 3 gol, è già la quinta volta che prendiamo 3 gol, però rispetto alle altre sconfitte, alle altre volte in cui abbiamo preso 3 gol, questa volta mi resta l'impressione che questa era una partita che il Palermo non doveva e non poteva perdere e invece l'ha persa. Allora, uno dei possibili temi della discussione, e lo lanciamo subito con proprio questo titolo, è un Palermo presuntuoso, cioè un Palermo, qual è la tesi che possiamo discutere subito e la facciamo anche con voi tifosi? È un Palermo presuntuoso che dopo aver vinto due partite, giocando in una certa maniera, cioè molto prudente, molto corto, molto protetto, e poi affidando alle azioni estemporanee dei suoi, trova i gol della vittoria, che improvvisamente riprova a giocare, ad allargare forse anche un po' troppo le maglie e a subire 3 gol, che sono tra l'altro 3 gol, uno più brutto dell'altro, e che riportano subito in pista il problema della difesa, dei possibili agganci di mercato a gennaio per potenziare un reparto che non sta dando nessun tipo di affidabilità. Ho fatto una premessa anche troppo lunga, Salvatore Geraci, vorrei sentire da te, vecchio saggio, qual è il tuo parere su questa sconfitta. Ma capisco la tua incazzatura, francamente, perché anch'io non è che sia uscito bene da questa partita, insomma, mi sono arrabbiato tanto. Però cambia strada, sai, per modo di dire, in fondo, perché gli uomini sono sempre gli stessi, i difetti restano. Di sicuro questa è una squadra che ha ottenuto i risultati più prestigiosi giocando di rimessa con improvvise azioni d'attacco. In effetti, a Cosenza ha tentato di essere più corta e più aggressiva e per un tempo non mi è neppure dispiaciuto. Peccato per il gol incassato da Florenzi, fino a quel punto non mi sarei mai immaginato un finale del genere. Ma tu lo ritieni un atteggiamento da presunzione? Scusami se ti ho interrotto, ma vorrei capire se qualcosa è cambiata rispetto alle altre partite. Sì, qualcosa è cambiato, infatti non ti ripeto, non mi sarei aspettato un finale di quel tipo lì perché il Palermo in fondo nel primo tempo mi era piaciuto, però resta il fatto che le partite, meglio il campionato, segue lo stesso copione, si passa dal sogno all'incubo in poche ore, dalle prospettive di un campionato più al vertice, al pericolo dei play-out se non della retrocessione. E la B equilibrata, l'hai detto tu. Né mi sembra che questa sia una A2 come mi sarei aspettato. Il Palermo resta ancora in costruzione, la verità è questa. E per migliorarsi dovrebbe vedere altre prestazioni da parte dei vari Segre, Stulas, Saric, le 3S che ancora mancano all'alfabeto del calcio e che forse costringono il Palermo a tornare sul mercato. Fabrizio, Ah, se per presunzione. presunzione tu intendi che il Palermo è andato a giocare la partita, diciamo che è stato presuntuoso, ma secondo me era giusto che il Palermo andasse a Cosenza a provare a fare del gioco, quel gioco che è stato tanto rimproverato dai tifosi perché non si è visto a tratti, per molti non esiste, però se il Palermo gioca ha un problema e quindi probabilmente forse il manifesto del Palermo è stata proprio la partita di Cosenza, Sì, perché però nel scusami momento in Fabrizio, cui io hai vorrei. cambiato Sì, e impostazione di manovra, ho hai fatto capito, scoprire la però difesa. Fabrizio, La difesa ha delle lacune. la E difesa questa è delle la lacune, riprova ma che la difesa ha delle le lacune. lacune sono anche a centrocampo. Salvatore parlava anche delle 3S che non hanno reso, nella fattispecie a Sì, Cosenza ma anche questo è un discorso che Segre, prescinde che è un discorso dall'impostazione che dell'ultima partita, prescinde. però. Però io vorrei dire,
Noi l'abbiamo sempre detto anche che il gioco, questo grande gioco che la gente chiede, non lo vedo da nessun'altra parte. Giocare come abbiamo giocato col Parma o come abbiamo giocato a Modena fa parte di un gioco. Cioè, non è che se tu difendi... Io su questo sono d'accordo con te. Capito. Quindi allora io l'unica critica che posso muovere a Corini per sabato è che ha voluto andare a imporre il proprio gioco, ma non lo può fare. In questo momento il Palermo non può imporre il proprio gioco perché, anche se ci riesce, ti segna due gol e ne becca tre. Ed è il manifesto del pre-Pisa, quando Corini ha cambiato uomini e impostazione tattica, in cui ha ridisegnato il Palermo più coperto, più accorto, con una diga per la difesa, perché questa difesa è il più grande tallone d'Achille di questa squadra. Parliamoci chiaro. Ora ne parliamo della difesa anche del calciomercato, però ecco appunto... per me vincere col Parma e col Modena in quella maniera fa parte di un gioco. Ho visto roba molto peggiore in Serie B, il Genoa non riesce a vincere nonostante uno squadrone. Giuseppe, non so il tuo punto di vista, però la mia impressione è che Corini abbia provato a costruire un tipo di Palermo che non ha funzionato, ha cambiato rotta e ha trovato quattro partite di fila utili, fra cui due vittorie importanti, e poi ha provato a ritornare al suo vecchio schema originario, perdendo probabilmente anche al di là dei suoi demeriti, secondo me, perché magari il Palermo meritava di pareggiare, l'ha avuto l'occasione con il rigore, e però resta questa sconfitta che fa male. La partita di Cosenza ci dice, secondo me, Guido, che Palermo non è ancora pronto per fare uno step in più rispetto a quello che ha fatto nelle precedenti quattro partite prima appunto di questa trasferta. Ci ha provato, perché ci sta che vai a provare di fare un tipo di gioco diverso a Cosenza contro una squadra in grande difficoltà, cercando di accentuare, giocando anche sulle difficoltà dell'avversario, però poi il campo ti ha detto un'altra cosa: questa squadra non è ancora pronta per fare uno step di più di gioco, perché la coperta probabilmente è corta, perché ci sono anche dei giocatori che non sono a loro agio, vedi soprattutto sulla fascia sinistra, dove si sente sempre di più la mancanza di Sala. E quindi tu dicevi inizio trasmissione, ma gli interpreti erano... costruzione, Giuseppe. C'è un difetto di costruzione di base che riguarda il reparto difensivo, che è stato costruito da un'altra gestione tecnica, che poi ha deciso di andarsene e lasciare tutti quanti all'improvviso. Il signor Castagnini, insieme al signor Baldini, hanno preso Nedelcearu, Devetak, Sala. Mi pare che sono, su tre giocatori, due che sono retrocessi, senza nulla voler togliere a questi due giocatori o accusarli di particolari colpe. E in più una scommessa che proviene da un campionato estero che in Italia non ci ha mai messo piede. Ora, ditemi voi se questa è l'impostazione di una squadra che a detta loro doveva recitare un luogo da protagonista, no, però, per vincere la Serie A. Però Fabrizio, scusami, che ci siano deficienze strutturali ci sta, ma vorrei anche dire, la società l'aveva anche detto, non siamo una squadra costruita per vincere. La cosa che mi fa un po' specie, ed è un rimprovero che faccio a Corini, ma lo faccio anche ai giocatori, perché poi non è che Corini va in campo, ci sono anche i giocatori che le interpretano le indicazioni del tecnico. Proprio perché, Giuseppe, tu dicevi siamo con dei problemi a sinistra, io ti dico anche a destra, perché l'asse di destra, Valente, Segre e Mateiu, certamente a Cosenza non ha funzionato. Se tu hai questi problemi strutturali, e ci sta anche, perché, ripeto, io non discuto il progetto societario di fare un anno di transizione, ma adeguati. Se poi a gennaio arrivano i rinforzi in difesa, potrai magari provare a cambiare, ma in questo momento, soprattutto contro una possibile rivale per la salvezza, mi sarei tenuto ancora più prudente. Salvatore, là, secondo me... Guido, posso farti una domanda? Certo che me la puoi fare. Io ho ascoltato con grandissima attenzione, ma io ti dico, fino alla scorsa settimana noi abbiamo elogiato questo Palermo perché aveva fatto dei piccoli ma continui passi in avanti, quindi c'era un elemento di continuità da non sottovalutare ed era assolutamente importante. Il resto dei discorsi li sapevamo e non è che li avessimo messi da parte, però li abbiamo per un momento dimenticati. Ma io adesso ti dico, so che non si fanno con i sé e con i male il futuro delle squadre, però che cosa, se Brunori avesse segnato il rigore, mi dici se noi saremmo stati qui a fare questo tipo di discorso
o probabilmente invece avremmo detto che il Palermo aveva aggiunto un altro anellino, pur con tutti i limiti possibili e immaginati. Ragazzi, il calcio è fatto anche di episodi, anzi soprattutto è solo di episodi. Secondo me il Palermo è nella logica del campionato che aveva fatto prima, cioè i passi avanti o indietro non è che li puoi misurare solo perché hai perso a Cosenza, perché se pareggiavi non succedeva niente, avremmo avuto un punto in più e dicevamo tutti, beh, in fondo però questo Palermo tiene qualcosa. Salvatore, ma su questo siamo d'accordo, qua non si sta facendo una critica al percorso del Palermo. No, ma qua neanche si sta... siamo d'accordo, Salvatore, scusami, sì, no, io lo capisco. Qua si sta soltanto andando a vedere che nel momento in cui il Palermo aveva intrapreso un percorso con un certo tipo di gioco, come dice giustamente Guido, a calcio si può giocare in mille modi, d'attacco, di attesa, di rimesse, sempre il gioco del calcio. Nel momento in cui aveva trovato una continuità con un certo tipo di atteggiamento dovuto anche a certi tipi di avversari, perché è normale che col Parma devi lasciargli 30-40 metri per poi provare a spezzare il gioco e ripartire, magari potevi andarlo a fare anche a Cosenza, con tutto che si trattava del Cosenza e di una squadra in difficoltà, e magari avresti subito meno, perché ormai la cartina di tornasole di queste 13 giornate è questa, cioè se in questa squadra la difesa viene lasciata un attimo più scoperta del solito, va in crisi nei confronti individuali, cioè ormai è un dato di fatto. Sì, è vero, è verissimo, però se tu vai a Cosenza, una squadra che ha perso le ultime 5 partite, ha cambiato allenatore, lo condivido quello che dici tu, l'ho capito, e non rischi qualcosa, francamente non vedo che cosa, dove tu possa andare a cercare di cambiare il proprio atteggiamento. Salvatore, io però ti devo una risposta alla tua, ti devo una risposta alla tua domanda, cioè io non credo che sarei stato condizionato dal risultato, perché avremmo parlato di un pareggio che certamente annacquava i problemi e certamente li mascherava, però restava il dubbio di avere rischiato di perdere fino al 90° contro una squadra che secondo me è tecnicamente, tatticamente e anche dal punto di vista dell'autostima era inferiore al Palermo. Cioè, il mio problema, ripeto, non sto parlando di preoccupazione di classifica, questo è importante sottolinearlo, perché so benissimo che due vittorie poi ti mandano in alto, però anche probabilmente l'approccio è lì che io non accuso Corini ma anche i giocatori, forse la convinzione di essere usciti dal tunnel e di non avere più la mentalità umile di chi deve comunque difendere un risultato. Secondo me è incredibile che noi concediamo l'azione al 47° del primo tempo che porta al pareggio. Andare negli spogliatoi con un gol di vantaggio sarebbe stata, da un punto di vista anche psicologico, una differenza abissale. Io non ti dico che devi fare le barricate, ma giocare con maggiore prudenza. Noi non siamo stati in grado di coprire per esempio le scorribande di Rispoli, che è stato secondo me vulnerabile in difesa ma ci ha creato problemi in attacco, e lì probabilmente è anche una questione di atteggiamento, non di risultato, per carità, perché poi si può perdere per un episodio, ma di atteggiamento sicuramente, Guido, sono d'accordo con te lì, ma l'hai visto questa Serie B? Tutti dicevano è una A2, ma quale A2? Insomma, qui ci sono delle squadre che giocano benino, che hanno dei valori enormi, ma se non butti dentro il cuore, se non butti dentro l'anima, se tiri indietro il piede o cose del genere, risultati non ne fai. Questa è una Serie B che a me sembra tipica proprio di gioco aggressivo e diciamo di grande continuità. Solo queste due qualità ti possono servire per vincere le partite, poi per il resto ma infatti paradossalmente Salvatore, il Palermo ha fatto una prestazione a Cosenza, poi è uscito sconfitto, ma la prestazione l'ha fatta. Non ha neanche giocato male, attenzione. Allora siete d'accordo con me, insomma? Sì, certo. No, non del tutto, Salvatore, onestamente non del tutto, perché sono d'accordo con te in alcune parti, però devi avere, certo, l'umiltà. In Serie B non si può prescindere da questo. A me però, mentre a Terni o a Reggio Calabria abbiamo beccato 3 gol e mi era sembrato plasticamente un Palermo nettamente inferiore, quindi diciamo c'era anche un problema di forza in campo, non soltanto di atteggiamento, il Palermo che era cresciuto in queste 4 partite mi sembrava in condizione di addomesticare il Cosenza.
Poi l'episodio finale, che stavolta è stato sfortunato, ci può stare dappertutto, però arrivavi in condizioni diverse. Arrivi all'intervallo sull'1-0, possibilmente ritorni in campo più coperto e pronto per il contropiede. Tra l'altro abbiamo dimostrato di poter far gol, e qua gli applausi per Corini, che ci prova in allenamento in una maniera strepitosa, perché il gol Gomez di Mariano Brunori è un gol di una bellezza straordinaria. Andiamo con i messaggi? Vorrei vedere anche qual è il polso dei tifosi. Allora, cominciamo da Walter Guccione. Buongiorno ragazzi, stagione di transizione, bocconi amari, va bene così, ma che sia rapido è in dolore. Poi abbiamo Vito Discrede che dice: lacune strutturali dietro, atteggiamento tattico appena cala, soglia attenzione, le prendiamo. Continuiamo con Manlio Palermo, urge rinforzare le fasce, 8 terzini di cui uno buono non c'è. Ecco, questo tra l'altro è un tema che affronteremo, di una difesa indifendibile. È giusto, Manlio Palermo? Per me va benissimo così, poi ne parliamo comunque. Rosario Adriano Orlando, doccia fredda dopo 4 risultati utili, ma fare punti a Casenza non è facile per nessuno, e poi loro giocavano col coltello fra i denti, non dimentichiamoci che venivano da 5 sconfitte. Però se Brunori avesse segnato, oggi parleremmo di una partita diversa, di un pareggio rocambolesco, muovendo la classifica. Adesso a testa al Venezia, un'altra battaglia, forza Palermo. Questo l'ha scritto Salvatore Sraci, l'ho visto nome ti ha scritto questo messaggio. Io comunque quello che dice Rosario è anche condivisibile. Ne sono convinto, ma anche quello che dice Salvatore è condivisibile. Ma tutti erano convinti che il Cosenza fosse la vittima sacrificale di turno, non mettendo in conto che avevano cambiato allenatore da una settimana, che avevano fatto il ritiro, che quindi ci sarebbe potuta essere una gara di un certo tipo da parte del Cosenza. E quindi a maggior ragione, è lì che io poi tra l'altro critico anche la squadra, perché la squadra non è avulsa, cioè non è che c'è Corini che va in campo, che pensa chissà che cosa, va in campo, schiera una cosa... Se avesse avuto l'umiltà, e qua Salvatore ha ragione, l'umiltà, la consapevolezza della difficoltà, col Parma è giocato meno bene. Il Parma ha fatto meglio di te probabilmente, ha dimostrato tante cose. Stiamo litigando, ma stiamo dicendo la stessa cosa. Il problema è che l'atteggiamento che avevi trovato, per quanto non piacesse a molti, era quello che ti aveva portato i punti. A Cosenza invece hai provato di nuovo ad imporre il tuo gioco, che ha... Puoi riuscire a fare, lo puoi riuscire a fare perché alcuni giocatori ce li hai che ti consentono di imporre il tuo gioco, ma paghi dazio dietro perché hai la coperta corta. Non mi convincete, va bene. Giuseppe Leone, tu parlavi di sinistra e parlavi in riferimento a Sala, che dovrebbe anche recuperare, visto che c'è la sosta domenica, potrebbe recuperare ed è in teoria il titolare. Anche lì bisogna vederlo, perché Sala in realtà non l'abbiamo quasi mai visto. Devetak è evaporato dopo un buon quarto d'ora, vittima di se stesso, della sua ammonizione e della quasi espulsione che ci sarebbe anche stata, va detto. E Crivello ha dei problemi, faceva fatica anche lo scorso anno. A destra abbiamo altri difensori. Sulle fasce abbiamo sofferto, non c'è dubbio, però abbiamo coperto anche meno a centrocampo. Salvatore faceva riferimento a Segre, io da Segre mi aspetto un po' di più, perché quello è il filtro a centrocampo. Nemmeno Bro è stato all'altezza del suo ultimo rendimento, però da Segre mi aspetto qualcosa in più, perché lì abbiamo sofferto anche tanti pericoli. Perché sabato probabilmente, anzi sicuramente, hai cercato di cambiare atteggiamento, e quindi quelli che sono venuti meno nella copertura della difesa sono stati proprio i centrocampisti. E ripeto, è una partita che ti ha detto che in questo momento il Palermo ancora non è pronto per fare un certo tipo di calcio, per fare uno step in più. E soprattutto è anche una partita che ti ha messo in evidenza certi difetti di costruzione. Tu hai nominato determinate pedine come Devetak e come Crivello, che poi devi andare anche a sostituire, comunque devi trovare dei rimedi a gennaio, pensare anche poi dall'altro lato, a destra, dopo tutto quello che è successo anche per l'infortunio di Elia, perché anche lì ti va a mancare un giocatore di grande quantità, di grande sacrificio, che ti gioca a tutta fascia, perché Elia, oltre ad avere dimostrato di avere delle
buone capacità balistiche davanti alla porta, che ha dimostrato anche di sapere fare il lavoro sporco. È la fase difensiva, quella che è mancata proprio sabato a Cosenza. Anche per questo tu hai Valente, che ha determinate caratteristiche diverse da Elia. Io darei ancora meno spazio agli avversari, soprattutto dopo che prende il gol. Cioè, il momento focale della partita è il gol di Florenzi al 47esimo del primo tempo, che mi sembra sia stata proprio una sorta di manifesto della partita. Vediamo ancora messaggi, perché il posto comunque è critico, ma non esasperatamente critico, mi sembra di capire. Ma ancora da quello che sto leggendo no, però ci sono diversi punti di vista che vanno chiaramente affrontati. Abbiamo Angelo Ferrazzo che dice: il problema del Palermo è sia sulle fasce di difesa che a centrocampo. Dei sei l'unico discreto è Gomez. Salve, voglio dire una cosa: Crivello lo avete visto che ha fatto, ma stiamo scherzando, da Serie C, senza gioco, e vogliamo andare in Serie A. Alfredo Taormina, io non credo che nessuno quest'anno abbia parlato di un Palermo che debba andare in Serie A. Per cui non so a che cosa si riferisca, mi pare che i programmi della nuova proprietà siano abbastanza chiari fin dall'inizio. Sì, è un'altra cosa, su Crivello io pure ho messo insufficienza nelle pagelle pubblicate su Stadio News, però va anche detto che Crivello entra a freddo, inaspettatamente. Non focalizzerei soltanto su Crivello, che sembra essere il bersaglio della tifoseria, che poi ha delle responsabilità sul gol. Sul gol vi prometto una battaglia a quattro collegamenti con Geraci, Leone, Vitale e Monastra, perché sui gol le responsabilità secondo me sono clamorose di tutti, in particolare Matteiu sul primo, Segre sul secondo e Matteiu, oltre che Crivello, sul terzo, perché Crivello sbaglia, ma è l'ultimo errore di una catena di errori che doveva essere evitata. Sì, ma tu sul secondo palo non puoi andare in quel modo, ragazzi, parliamoci lui chiaro. Cerca di fare il tagliafuori. Ma il tagliafuori no, lui cerca di andarsi a far cerca di fare il tagliafuori e di non far arrivare. No, lui cerca di prendersi il fallo e lo fa malissimo. Poi su Segre, perdonami, è un rimpallo quello del secondo gol. È un rimpallo fatto molle. Ho capito, però è un rimpallo, è un episodio di quelli che girano. Con ben altra cattiveria la palla non arriva lì probabilmente. Comunque tutti i movimenti della difesa in uscita erano decisamente sbagliati. Ancora un messaggio, perché poi abbiamo anche la pausa, ma voglio sentire Salvatore su un altro argomento. Annalisa Cerruti, Alessandro Clemente, ma secondo voi la proprietà cosa pensa del non impiego di Sarri e Cesturac? Sergio Cina, non abbiamo terzini, chi c'è tranne qualcuno, sono a mezzo servizio, poi c'è qualcuno che mi chiama in causa, Vitale invece la nuova proprietà a chi ha preso? A Saric, Sturaz, Bettella che non giocano mai, Matteiu, meglio non parlare. Intanto chiarisco che la proprietà è la stessa che aveva iniziato con Castagnini e Baldini, ma anche loro non stanno rispondendo, è chiaro. Poi però in un reparto che ha delle lacune è difficile trovare un solo giocatore che ti regga un reparto. Bettella è chiaramente uno dei grandi punti interrogativi anche della campagna acquisti fatta da Corini e Rinaldo, perché era un giocatore sul quale c'erano molte aspettative, è un ex under 21, era un potenziale in futuro, un prospetto interessante, sta facendo fatica a inserirsi e quando ha giocato ha fatto le sue cavolate. Credo che la società debba comunque assumersi la responsabilità delle cose che si sono fatte. Detto questo, su Bettella ci potevano essere dei punti interrogativi, su Saric e Stulaz per la verità no, perché li abbiamo salutati come ottimi acquisti del mercato. Esatto. E poi non l'abbiano reso, non è colpa probabilmente né della società né di Corini, ma degli stessi giocatori. Salvatore, prima della pubblicità, un flash. Di Mariano è tornato a giocare molto largo, secondo me, a Cosenza, mentre nelle ultime due partite era un po' più stretto vicino a Brunori, cosa che poi nel secondo tempo, quando è entrato Vido, abbiamo rivisto un attacco un po' più potenziato. Anche questo, secondo me, è stato un piccolo cambiamento di strada. Ma sai, alcune volte tu cambi in corsa, ma solo perché il calciatore, la squadra, sente di dover fare determinate operazioni in campo e di tenere certe geometrie. Io non so se è sempre l'allenatore a dettare come tu debba giocare oppure a tirarti l'elastico su un metro
o su un altro metro di campo. A me Di Mariano sembra un giocatore utilissimo, fa bene il suo compito, lo fa bene quando stringe su Brunori, lo fa bene quando va sulla fascia, insomma mi sembra un giocatore, un acquisto assolutamente centrato. Lì poi si tratta di trovare ovviamente le giuste misure, ed è proprio su questo che sta lavorando Corini. Se il Palermo non è ancora all'apice della sua condizione è proprio perché sta cercando determinate misure. Volevo soltanto aprire una piccola parentesi su tutto quello che abbiamo detto in questo momento, perché parliamo di prima e di dopo. Attenzione che prima Baldini è andato via assieme a Castagnini perché non sentivano la fiducia della società, cioè significa che certe operazioni probabilmente non erano state fatte con il loro consenso. E a me risulta, ma chi le ha fatte le operazioni di mercato prima di andare via? La società. E non quindi ho capito, chi però? No, c'era un direttore sportivo. Non lo so, ma perché mi viene a dire c'era un direttore dire sportivo che, o no? C'era un direttore perché sportivo. Perché non c'è pure Zavagno che lavora per capito, il Palermo. Ho capito, ma è stata data carta bianca a un direttore sportivo. Ma perché te la prendi tanto? Io ti sto dicendo che a me Baldini ha detto che certi giocatori non li avrebbe voluti. Tutto qui il discorso. Allora, su questa polemica mi devo fermare pochi secondi di pubblicità, però calciomercato fatto e da fare, flash e radiografia dei gol subiti e ovviamente un focus sulla difesa, li facciamo subito appena rientriamo, fra pochissimi secondi. Salutiamo di nuovo gli amici di StadioNews.it, che è il giornale sportivo calcistico più importante del mondo, gli amici di Blog Sicilia, che è il sito, il quotidiano online più diffuso nel pianeta, e ovviamente gli amici di Video Regione, che è la televisione più importante del pianeta, e oltre anche. E torniamo sul calciomercato, perché abbiamo bloccato un po' Salvatore, che era partito in quarta per analizzare un po' il calciomercato insieme a Fabrizio. Ecco, continuate la discussione su questo mercato. Per me è già finito. Io volevo soltanto precisare una situazione di disagio che non so da come sia scaturita, ma certamente non è che uno diventa matto e dice me ne vado perché è accontentato in tutto. Tante cose non andavano bene e quindi ha deciso Baldini di andarsene. Però gli equivoci ci sono stati, ripeto, poi là è difficile stabilire chi e come e quanto hanno contribuito a fare equivoci. Guido, scusami, ma se noi dobbiamo ritornare a Baldini, secondo me è il caso di andare avanti, ma se noi dobbiamo ritornare per un momento a Baldini, bisogna dire che quella è una situazione che non ha determinato soltanto Baldini, perché quando Baldini ha detto io resto se resta Castagnini, la società poteva intervenire. No, ma sono d'accordo, non do colpe a Baldini, cioè, l'equivoco di fondo era promozione fatta, Baldini che secondo me va anche un po' sopra le righe e sopra il suo ruolo, Castagnini che sembrava doversene andare perché il contratto era scaduto, che però ha operato già sul mercato dando una forma alla squadra che ritengo abbia condiviso con Baldini, la società che secondo me era un po' in difficoltà perché non sapeva se andare avanti secondo un programma o se restare col programma dello scorso anno utilizzando anche la chiave dell'entusiasmo. Fabrizio aveva detto una cosa che secondo me è condivisibile, cioè si è fatto un mercato doppio con la conseguenza che abbiamo più giocatori del dovuto, che si è partiti anche poi in ritardo, giusto o sbagliato che sia, poi lo vedremo più in là. A me questa società mi dà soltanto la garanzia, fino a prova contraria ovviamente, che ha detto delle cose magari anche impopolari, cioè non è questo l'anno della Serie A, che ha detto, che dimostra di essere pronta a fare anche uno sforzo e che ha difeso Corini oltre ogni ragionevole dubbio, che secondo me in linea di massima è, a prescindere da Corini e a prescindere da questa società, una logica che nel calcio va difesa, quella di fare un programma e di non smontarlo dopo 6 partite di campionato a primi risultati negativi. Ancora messaggi, perché adesso dobbiamo poi entrare nella parte del calciomercato e di conseguenza, lo dicevo Giuseppe Leone, andare a coprire alcune lacune strutturali,
Perché poi, Fabrizio, diciamocelo francamente, se Saric e Sturac sono due giocatori di livello che stanno andando ben al di sotto delle possibilità, è anche vero che in difesa probabilmente non c'è nessun giocatore che ha palesemente deluso, non c'era nessun giocatore che aveva un'autorità, un'autorevolezza e una qualità e un'esperienza di Serie B tale da stare tranquilli. Parliamo di Del Sciaro, di Marconi, ma anche di Matteiu, Devetak, Accardi, Buttaro, Doda, poi ho dimenticato Crivello. Qualcuno, Crivello, Lancini, Bettella, insomma, messaggi. Intanto raccomandiamo per favore di mandare messaggi un po' brevi, perché sennò facciamo fatica. Ti ho visto con dei lenzuoli. Facciamo fatica a mandarli anche in onda, e ci piacerebbe mandarli in onda proprio per tributare la vostra partecipazione così numerosa a questo appuntamento del lunedì. Allora, questo lo leggo perché è impossibile mandarlo in video. Leonardo Ferdico Rosanero dice: mi dite i motivi per cui devo ancora avere fiducia in Eugenio Forini? 13 partite, 6 sconfitte, nessuna identità di squadra, sta cercando di costruire il futuro, ma come? Saric, Bettella, Stulac fuori, Matteiu, giocatore voluto da lui, fa una partita buona, 5 brutte, a gennaio arrivano i rinforzi, a me chi mi dice che i nuovi acquisti non fanno la fine dei vari Stulac e Saric? Se andiamo al penultimo posto rischiamo seriamente di non uscire più, siamo in tempo per recuperare la stagione, basta. E poi si è anche il programma, ha deciso di interrompere tutto perché era... perché era troppo lungo. Troppo Giuseppe, lungo. Vuoi rispondere tu? Perché può avere anche un po' troppo ragioni. Un po' troppo catastrofista questo messaggio, addirittura pensare di doversi trovare a un certo punto al penultimo posto in classifica. È vero però che Corini sta ancora cercando un'identità a questo Palermo, ma fa parte di un percorso. Questo io do anche ragione al nostro ascoltatore che ha scritto questo messaggio, però ripeto, certi passi falsi come quello di due giorni fa fanno parte di un percorso. Il vero tema da qui anche al mercato sarà ritrovare certi giocatori, perché è giusto ritrovare certi giocatori, perché se no sarebbe un fallimento anche per Corini, perché comunque molti di questi giocatori che sono tirati in ballo li ha voluti lui, però poi fare anche qualcosa sul mercato di gennaio per andare a coprire certe falle. Condivido, però Fabrizio, dobbiamo uscire da un equivoco che è sempre quello, cioè non è che Corini ha in mano il Manchester City ed è ottavo in Serie B. Corini ha in mano, perché una diciamo squadra a Cagliari modesta, e a Genoa si dovrebbero impiccare tutti ma quanti. Ma tutti quanti, dico, poi la classifica è veramente corta perché nel giro di pochi punti ci sono in tanti. Io sono particolarmente 5 punti alla zona playoff. Sì, ma infatti siamo neanche alla fine del girone d'andata. Io quello che dico è mi avete visto anche molto arrabbiato oggi, perché secondo me noi non dobbiamo sprecare le occasioni che sono favorevoli. Io so benissimo che perderemo 10 partite in questa stagione, che se giochiamo a Reggio Calabria o a Frosinone ci sta di perdere più o meno bene, più o meno con gol al passivo, ma se trovi gli avversari che sono alla tua portata, secondo me non possiamo sbagliare gli atteggiamenti, è proprio questo. Dopodiché sono convinto che non abbiamo una squadra di fenomeni, abbiamo una squadra che non è neanche estremamente rodata. In questo momento Saric e Sturac secondo me non danno garanzie. Lo stesso Saric è entrato malissimo secondo me in partita sabato scorso, con tutte le attenuanti del caso, per carità, però mi sarei aspettato qualcosa di più. Sono giocatori che stanno facendo fatica, come sta facendo fatica Bettella. Erano 3 nomi sui quali si puntava per dare un tasso tecnico più elevato a questa squadra. Non c'è dubbio che qualche cosa non ha funzionato, o non ha funzionato nella fase della scelta di questi giocatori, però se io faccio il nome di Sturac dico, beh, bel giocatore, insomma, per quello che ho visto negli anni precedenti. Di Saric ne parlavano tutti bene, e di Bettella si dice un gran bene, perché proprio come ho detto prima era considerato un prospetto importante. Anche se aveva giocato poco col Monza. Anche se aveva giocato poco, questo può essere l'indicatore, cioè infatti un giocatore che ancora a 22-23 anni non riesce a trovare quella continuità. Se vuoi procediamo con i messaggi, perché facciamo sì, fatica veramente. Sono sempre tantissimi, quindi ci chiediamo scusa a chi non riusciamo a valorizzare, però andiamo avanti.
Allora, abbiamo Anarita Cerruti e Alessandro Clemente. Allora, ma ci vuole tanto a capire che non abbiamo due centrali di difesa forti, due terzini che macinano la fascia e che questa squadra per gli interpreti che ha non può giocare con questo 4-3-3 falso? Beh, ce ne siamo resi conto tutto, anche Corini, anche la società, immagino, proprio per questo parliamo di calciomercato. Troppi giocatori e nessuno, diciamo, in grado di essere un titolare inamovibile. Poi c'è Sergio Cina che risponde probabilmente a Salvatore Geraci. Salvatore, una squadra che va in vantaggio non si fa pareggiare dopo un minuto, cambiare assetto tattico per nascondere la palla, i fessi si fanno pareggiare in questo modo da Pivelli. Fermiamoci un attimo perché così entriamo nell'argomento dei gol. Salvatore, ti vorrei anche stimolare con risposte brevi ma concrete. Sul primo gol, secondo te, non c'è una responsabilità di Mateiu? Secondo me sì, e lì mi fermo. E lì ti fermi perché ce n'è anche un'altra, che è quello, il buco al centrocampo che No, dico, consente lì a mi fermo. Tu Rispoli. mi hai chiesto il primo gol, io ti ho detto sì, c'è una responsabilità, ma Sì, lì, e aggiungo anche che Rispoli ha secondo campo libero per arrivare fino al cross. me il problema è proprio di base. Giustamente voi dite difesa indifendibile e mancano i leader. Di solito una squadra quanti leader ha? Di sicuro 4. Uno è il portiere, un altro è un difensore, poi c'è un centrocampista padre e poi c'è un attaccante. Ora, a me sembra che il Palermo, al di là del portiere che fa caso a sé in questo momento perché è nuovo, anche lui deve integrarsi, eccetera, abbia un solo leader che è Brunori. Ma mi dici qual è il nostro leader in difesa o qual è il nostro Confermo e leader? sottoscrivo, confermo e sottoscrivo. Per cui il problema non è, tu sbaglierai sempre a difesa non coperta, tu troverai sempre un errore, perché è chiaro che dovrebbe funzionare tutto un ingranaggio che in questo momento, come ha detto più volte anche Giuseppe, non funziona, non c'è equilibrio in questa squadra. E allora ti viene difficile mettere i soldatini al posto giusto, perché ancora bisogna fare tanta strada per colmare molte lacune che vanno proprio dalla mancanza di giocatori leader al fatto che ovviamente è una stagione tutta nuova e questo Palermo è una start-up e quindi bisogna avere pazienza. E quindi dico, torniamo al discorso di prima, che forse allora mantenere un atteggiamento più accorto e fidarsi di più alle ripartenze in questo frangente forse è più costruttivo che non poter esercitare un gioco che vorresti esercitare, ma che ti porta purtroppo a dover scoprire il fianco. Perché io credo che la sintesi di quello che vorrebbe fare Corini sia il primo gol di Brunori. Cioè, quello credo che sia il massimo che Corini vorrebbe vedere in campo in ogni partita. Gol d'applausi per la D'applausi. verità. Perché è un'azione manovrata che porta poi a uno spunto personale di Gomez, che la dà a Di Mariano, che con un no look manda in campo Brunori. Io credo che Corini abbia questo come manifesto per il suo Palermo, ma lo può fare in questo momento? Credo che abbia difficoltà a farlo. E soprattutto poi nel secondo tempo ne abbiamo avuto. Giuseppe, io torno su di te perché tu parlavi del buco a sinistra, ma l'abbiamo avuto anche a destra perché Valente nel terzo gol c'è tutta l'asse di destra con D'Urso che si incunea fra tre avversari. Secondo me la Mateiu è messo male, riesce a fare il cross che scavalca Pigliacelli e lì poi sbaglia anche Crivello che anziché anticipare aspetta, cerca di fare un tagliafuori che non gli funziona e subiamo il 3-2. Lì c'è un'altra responsabilità grave, secondo me. Perché insomma anche lì torna un po' il discorso di Elia, Valente non è Elia e quindi poi alla lunga nel corso di una partita emergono di più certe carenze dal punto di vista difensivo. Però Guido, tornando al discorso dell'atteggiamento, il Palermo ha tre partite importanti perché ha tre scontri diretti alla porta e uno purtroppo è andato male di questo miniciclo di scontri diretti contro squadre di bassa classifica, io credo anche per proseguire un po' sull'onda di Fabrizio, che in questo momento, che hai questa coperta corta, io credo che Corini probabilmente farà un passo indietro perché in questo momento la ragion di Stato ti dice che devi portare a casa più punti possibili contro squadre di medio-bassa classifica.
Allora, la regia ci suggerisce il nuovo titolo e mi ricollego a quanto diceva Salvatore, cioè Brunori. Brunori è il vero leader di questa squadra, non soltanto il capitano, forse è capitano perché è davvero l'unico leader di questa squadra, ha segnato il quinto e il sesto gol in questa trasferta di Cosenza, ha sbagliato il rigore, lo ha tirato non benissimo ma neanche tanto male. E però c'è anche un problema di alternative al gol. Noi abbiamo salutato l'altra volta il gol di Marconi, una perla rara, direi, Fabrizio, davvero perla rara. Però, Salvatore, poche alternative a Brunori. Beh, intanto hai fatto bene a parlare di Brunori, a dire non tocchiamo Brunori perché... Che sbaglio no, per me è sempre fra i primi due migliori in campo, secondo me, figurati. Esatto, diciamo... Le sue prestazioni sono sempre state all'altezza, i numeri non sbagliano, gol, assist, insomma, ha fatto di tutto. E non dimentichiamo che Corini ha perso Elia, che Di Mariano sta, è nuovo anche lui, sta offrendo un apporto importante, che Valente, a parte Cosenza, comunque è stato in grado di dare il suo apporto positivo. Cambiare atteggiamento offensivo, impiegare due punte. Il problema mi sembra più di ordine generale, di equilibri che ancora non sono stati trovati. Certo, se prendi Vido e Soleri e hai Soleri, poi ti chiedi se non puoi cambiare le strategie. Però purtroppo noi non seguiamo gli allenamenti e quindi certe risposte può darle solo Corini. Io non so perché Corini non voglia giocare a due punte o perché non impieghi Soleri in certi frangenti della partita. So soltanto che lui ama di più questo 4-3-3, che tutto sommato, secondo me, è la visione del calcio più naturale, perché geometricamente copre meglio il campo. E poi gira e rigira, ritorniamo sul fatto che certi giocatori non rendono e che non c'è un equilibrio di squadra che supporti determinate prestazioni. Fabrizio, Salvatore accennava a questo discorso anche di Vido, però io prima ti chiedo, Di Mariano dovrebbe però garantirti qualche gol in più probabilmente, e comunque l'ipotesi della seconda punta con Vido, il Palermo in effetti cresce in pericolosità. Ma Vido è giocatore dell'attacco che, giocando pochi minuti, è stato quasi sempre vicino a determinare, ha preso due pali, ha determinato il rigore con la sua spizzata di testa a Cosenza, quindi non c'è dubbio che è un giocatore che quando entra si fa sentire. Il motivo per cui non giochi dall'inizio, come dice giustamente Salvatore, ce lo dovrebbe spiegare Corini. In più non riesco a recuperarlo questo messaggio, c'era qualcuno che si lamentava del perché Corini non si assume mai le responsabilità dei suoi eventuali errori in conferenza stampa, ma va a dare una sua lettura delle situazioni. È chiaro che, come dice anche Salvatore, noi purtroppo non li vediamo gli allenamenti, alle volte li intuiamo, li non li possiamo vedere, non diciamo li possiamo, anche. Non li possiamo vedere. Per cui molte risposte probabilmente noi le troveremmo nel lavoro settimanale, che non riusciamo a vedere se non quando ci arrampichiamo in collina, quando siamo animati di buona volontà o ce lo impone il servizio da fare, e riusciamo a capire certe cose, ma è chiaro che la dinamica di certe situazioni tattiche noi, non vivendola dal di dentro, non le possiamo spiegare. C'è, se posso andare un po' con i messaggi, il partito che vuole fuori Corini, che è ritornato prepotentemente alla... No, un po' meno di prima, però questa è la mia percezione, meno cattiveria su Corini. C'è anche che è d'accordo con te, stranamente, non riesco a capire come questo nemmeno io riesco a capire, per la verità. Te, sono d'accordo con Monastra. I movimenti della difesa sono sbagliatissimi, ben due gol subiti. Scusami, sui gol, Giuseppe, volevo interrogarti, sul secondo gol ci sono tanti errori, fra cui anche la mollezza con cui Segre si preoccupa di rinviare, secondo me. Sì, perché poi, Guido, paradossalmente parliamo anche di gol presi a difesa schierata. Quindi lì cosa manca? Manca l'aggressione. Manca la qualità, probabilmente manca la qualità. I difensori del Palermo sono lenti nello scatto, sono lenti nello scappare via. Non abbiamo velocità, non abbiamo... Nell'anticipo, ecco perché hanno bisogno di copertura, perché sono tutti con le stesse caratteristiche, a mio avviso. E nessuno parla, quindi vuol dire che questo diventa Vangelo, va bene. O hai qualcosa da dire, Salvatore?
assolutamente non No, ecco, a me onestamente devo dire, capisco anche la mancanza di alternative, Buttaro stava male, Accardi ancora non ha giocato, è perfettamente ristabilito, però posso capire anche che non l'hai mai visto. Però Matteo, qualche colpo vuoto secondo me lo sta lasciando, perché secondo me non è concettualmente un difensore dei quattro o dei tre, è uno di chiave difensiva, ma non è proprio un difensore. Non ne parliamo poi a sinistra, e anche al centro, se non c'hai la protezione, ci sono problemi. Giuseppe, sull'alternativa a Brunori invece, perché se non segna Brunori, chi dovrebbe segnare? Segre? Gomez? Broda lontano? Dovrebbe cominciare a segnare di più anche qualche attaccante che subentra dalla panchina, quello che un po' per ora ti è mancato. Quella di Vito è un po' una battaglia che porto avanti da quando abbiamo iniziato la trasmissione, cioè questo giocare accanto a Brunori è un qualcosa che vorrei vedere con un minutaggio magari un po' più ampio in alcune situazioni. Così come giustamente dicevi tu, per esempio, stanno un po' mancando certe giocate, certi gol di Mariano, che però è stato anche importante dal punto di vista degli assist nelle ultime partite. Non dimentichiamoci quello di Modena con Valente, anche quello di 2 giorni fa. Ti sono venuti a mancare, ma per una questione di infortunio, ora i gol di Elia. Quindi a questo punto, mancando di queste situazioni, secondo me l'alternativa di vedere Vido o anche Soleri più presenti con più minutaggio, secondo me potrebbe essere l'unica strada per trovare più gol rispetto a quelli di Brunori. E vedremo, ricordiamoci che c'è domenica, cioè settimana prossima una sosta, poi si torna a giocare, ormai la Serie A si è fermata per quasi 2 mesi, ci sono i mondiali in Qatar di cui nessuno parla perché siamo ancora una volta fuori da questa kermesse, e volevo anche aggiungere prima di altri messaggi che è saltato ufficialmente anche Giacomo Filippi dalla Viterbese, è stato esonerato stamattina. Personalmente mi dispiace, non so Sì, se la anche a me. Viterbese avesse, diciamo, progetti di chissà che cosa. Attualmente è terz'ultima con 2 vittorie in campionato. Quindi salutiamo Giacomo Filippi, che comunque ha un recente passato più che dignitoso, al di là dei risultati, ma nell'atteggiamento, nella personalità, con il Palermo. E andiamo ancora con i messaggi. Era poco fa in onda, Rosario e Adriano Orlando, la verità è che ogni partita fa storia a sé, il Palermo è un organico importante, una squadra che ha bisogno di tempo per venire fuori alla lunga, i risultati arriveranno, non voglio azzardare nulla, ma nella zona alta non è un sogno, vista la classifica corta, sognare non costa nulla, non focalizziamo tutto sul mercato, secondo me i giocatori giusti li abbiamo E tu già. sei d'accordo? No, credo che qualche correzione a gennaio sia necessaria, credo che ormai ne sia anche consapevole la società perché da quello che mi risulta si stanno iniziando a muovere per individuare delle pedine che servano a consolidare quel tipo di atteggiamento che ti può portare alle volte anche a dover giocare. Che poi Salvatore, scusami, 29 giocatori mi pare che sono in Sì. organico, anche fra quelli desaparecidos, sono davvero un po' tanti, è inevitabile il malcontento, ma anche senza parlare di spaccature, di gruppi, di cose varie, chi non gioca non è contento, è A inevitabile. questo proposito c'è chi si domanda perché Accardi in questa difesa così disastrosa non riesca a trovare spazio, perché non lo trova neanche Pierozzi. Insomma, c'è sempre Diciamo quella che teoria degli assenti che Accardi sono si è sempre più ristabilito bravi. perfettamente negli ultimi 15 giorni e secondo me dalla prossima partita in poi è comunque un'alternativa su cui possiamo discutere. Salvatore? Sì, possiamo discutere su tutto, certo, Accardi ci mancherebbe, ma sai, tu sai in che condizioni è? Stula, sai in che condizioni è? E siamo sempre lì. Noi discutiamo su tutto, ma ci manca un elemento Sturaz era fondamentale. infortunato nell'ultima partita, aveva subito una brutta No, botta alla no, no, caviglia. vabbè, ho capito, Tu dici parlo in generale, in sì. generale, certo. Per dirne uno in generale, uno come un altro. Accardi, se è pronto, è chiaro che meriterebbe anche lui una chance, perché è un giocatore che come Crivello è più di Crivello per certi versi, perché lui rappresenta una continuità nel Palermo da tantissimi anni, e quindi meriterebbe l'occasione, la possibilità di dire ci sono anch'io. Sono d'accordo su questo, ma non mi hai risposto sui 29 giocatori circa, sono tanti, troppi. E beh, direi di sì, eh. Almeno
almeno 6 li puoi sicuramente togliere, su questo non ci sono dubbi. Raffica i messaggi finali. Raffica e metti qualità. E metti qualità, esatto. Raffica di messaggi finali. Allora, c'è chi chiaramente vuole Corini fuori, era un messaggio che ho mandato in onda un paio di volte, ma non ho avuto la possibilità di... Vabbè, però è rimasto, non lo trovo. I messaggi più. A volte li passiamo anche senza leggerli. Alessandro Anna Fogagnolo, spero averlo detto bene, filtro a centrocampo mancante, difesa con la Brodo, bisogna lavorarci, non possiamo fare 10 gol per vincere. Qualcuno ha visto Pierozzi, come dicevo prima... No, per la verità no, ho visto il fratello, la regina mi pare. Ma non... Secondo me hanno sbagliato infatti il fratello, credo proprio che abbiano sbagliato proprio il fratello. A gennaio serve un terzino destro, un centrale difensivo, un regista di centrocampo e un nuovo allenatore. Ritorniamo sempre sulla voglia di far esonerare Io Corini. Non vorrei immaginare neanche cosa penseranno a Genova di Blessing o a Cagliari o a Venezia, vabbè comunque. Il famoso gioco non l'ho visto mai. Andiamo con questo. Massimo Di Piedi dice: squadra costruita male, inutile girarci attorno, il problema parte dalla fonte, cioè Rinaudo. Non mi stupirei di cessioni a gennaio dei vari Stulaz, Vido, Bettella, Mateiu. Spero che al termine della stagione se ne vadano via Corini e Rinaudo. Io spero di no, per la verità, perché significherebbe che le cose sono andate un po' meglio. Ti fermo perché siamo già fuori tempo. Vi ricordo che però, poi recuperiamo, perché lunedì prossimo non c'è campionato, ma siamo in onda regolarmente. Sarà una puntata però diversa, ma scoppiettante, sempre con Salvatore Geraci, che non manca mai, Giuseppe Leone, che non manca mai, Fabrizio Vitale, che non manca mai, ma soprattutto non mancano mai i tifosi e i nostri amici che ci seguono e che possono poi controllarsi tutta la nostra corrispondenza sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News. Un saluto affettuoso anche agli amici che ci seguono ogni lunedì alle 18 sul canale 14 del Digitale Terrestre di Video Regione e un saluto ovviamente a tutti quelli che hanno collaborato anche in regia alla realizzazione tecnica di questo numero di Rosa e Nero Web TV. Avremmo ancora tanto da discutere, ma lo facciamo lunedì prossimo, come sempre, con tanto entusiasmo e con tanta voglia. Grazie a tutti, arrivederci.